Marco Migliorini, importante vittoria contro la Paganese che restituisce almeno un po' di serenità alla Binte, però quanta indifferenza, la città non ha risposto, come ha detto Mannillo, se non i tifosi della curva che hanno incitato la squadra fino al 90esimo. Vabbè, arrivavamo da un momento un po' difficile, un momento che insomma non riuscivamo a trovare risultati sul campo e anche in casa. Avevamo fatto fatica alle ultime partite, ma insomma poi sapevamo che come insomma Paganese è un derby sentito e noi ci tenevamo tantissimo in primis a vincere, a ricominciare a vincere, poi sapendo insomma che la partita era così importante, era uno stimolo in più, siamo riusciti a vincere bene senza prendere gol, con dei gol di scarto, quindi insomma tifosi, io mi sono accorto che c'era poca gente, però comunque penso che da tifoso dico che magari ci può stare dopo un periodo un po' così, quindi penso che adesso stia a noi ricominciare una serie positiva e sono sicuro che poi arriveranno anche i tifosi, anche quelli più scettici. Sì. Nelle ultime partite stai facendo coppia fissa con Jan Polak, fra l'altro anche il centrale sta acquisendo un poco di, diciamo, di condizione, vi state trovando sempre di più alla grande e diciamo i pericoli la Juve stabili subisce non per vostri demeriti ma per altre situazioni. No, ma già mi avevi fatto questa domanda ancora un paio di mesi fa e già ti avevo detto che comunque è un ragazzo in gamba, un ragazzo che ha giocato, quindi non è stato assolutamente un problema insomma inserirsi nella squadra e addirittura in un paese diverso dal suo. Poi insomma il mister è molto attento alla fase difensiva, lui essendo un ragazzo intelligente ha subito capito e ha preso tutte le cose, quindi partita dopo partita è sempre più, ci viene sempre più facile, insomma ci conosciamo sempre di più, anche tra i centrali nasce un'affinità come può nascere tra gli attaccanti e gli altri giocatori, quindi insomma sì. Quello è una cosa che mi sono accorto anch'io, che ultimamente dietro siamo più affidabili, insomma, e penso che tutta la squadra ne giovi. Prossimi impegni, Messina e Lecce, tutte e due in trasferta, soprattutto la gara con Lecce può essere considerata una gara chiave, ecco, di questo campionato, si potrà capire che cosa farà la Juve Stabia, ecco, nel prosieguo della stagione. Beh, intanto prima abbiamo Messina e quindi è una di quelle partite che, come abbiamo visto a Reggio, può essere insidiosa per, sicuramente ci sarà un campo brutto, arriveremo da una trasferta lunga, loro hanno perso anche ieri, quindi saranno sicuramente affamati di punti e noi dobbiamo dimostrare di essere una squadra forte, una squadra matura e andare a far punti in trasferta. Poi dopo Messina penseremo a Lecce. A gennaio ci sono stati tanti interessamenti proprio sul tuo cartellino, fra l'altro è arrivata qualche richiesta anche addirittura dall'estero, notizie. Ecco, tutto questo interessamento ti fa piacere? Ecco. Oh, fa piacere. Insomma, penso sia importante per un giocatore che gli faccia piacere, insomma, che si accorgano che sta facendo bene, quindi insomma fa capire anche a me che sono sulla strada giusta. Ma per ora insomma non penso assolutamente a niente, neanche durante il mercato, assolutamente con la testa sono sempre stato qua, quindi grande impegno, grande dedizione da parte tua negli allenamenti ma soprattutto in campo. Ecco, stai un po' dando una risposta a chi diceva Migliorini è un calciatore finito. Insomma sono arrivato qua con tanta voglia di rilancio dopo insomma 2 anni al di là dell'infortunio, poi anche la ripresa è stata complicata, quindi insomma sono arrivato qui con grande fame. Per fortuna ho trovato un gruppo affamato come me, con un allenatore affamato come me, una piazza che aveva voglia di ritornare a vincere, quindi è stato anche più semplice per me. Però sì, insomma, io mi sono accorto che quest'anno ho ripreso la strada giusta, quindi ho capito cosa deve fare un professionista per lavorare bene, cerco ogni giorno di continuare così.